Buongiorno al professor Paolo Pileri, docente di pianificazione urbanistica e ambientale al Politecnico di Milano. Grazie per essere con noi. Non vorrei però subito esordire parlando di pianificazione urbana né di città, ma a partire da quella spilla che hai sul maglione e quella bici che vedo alle tue spalle, cioè il progetto Vento. Raccontacelo brevemente e spiegaci perché ha a che fare con l'acqua. Accidenti, buongiorno a tutti. Ma beh, innanzitutto qua vedete proprio sul cuore, appena sopra il cuore qui, Vento. Vento sta per Venezia Torino, quindi segue ed è una lunga linea che un giorno sarà, che oggi non c'è, ciclabile, ciclopedonale, progetto da cui qui nel Politecnico di Milano lavoriamo 10 anni a questo progetto. Quest'anno compiamo proprio 10 anni e praticamente è una lunga ciclabile che correrà di fianco al fiume Po, il più grande fiume d'Italia, l'acqua per eccellenza, lo scorrere per eccellenza, il paesaggio dei paesaggi fondamentalmente. E anche un paesaggio dimenticato, una delle grandi sfide che si porta dietro un progetto come Vento è quello di, come dire, ridare visibilità e dignità anche a questi paesaggi dimenticati. Se ci pensate, il fiume Po noi lo attraversiamo e basta, con dei ponti, anzi con dei ponti che hanno dei guardrail sempre più alti per questioni di improbabile sicurezza che non abbiamo mai capito, ma sta di fatto che se io da bambino, almeno mio papà mi diceva quello è il fiume Po, adesso io non posso dire ai miei figli quello è il fiume Po perché vedono solo guardrail. Quindi abbiamo perso completamente l'idea che esiste un paesaggio fluviale. In realtà ricamminandoci o pedalandoci di fianco, cioè noi l'abbiamo fatto in questi anni portando in giro un sacco di gente, non so se si vede da qua, vedete che qua c'è un sacco di gente che pedala, che Si vengono vede. con noi in una settimanella che organizziamo ogni anno, tranne quest'anno purtroppo. Quando riportiamo la gente lungo il fiume, vedere le acque, impazziscono, impazziscono. E per loro è un paesaggio inedito, è totalmente una scoperta. E poi dico un'altra cosa. Oggi noi abbiamo un'idea dei fiumi come dei grandi nemici, perché le alluvioni, perché ci creano sempre problemi. In realtà non è così, i paesaggi fluviali sono belli, ma noi non li conosciamo più. Quindi anche questo, anche l'idea di camminare e pedalare sugli argini, riprendere confidenza con i fiumi, con l'acqua, non è cattiva, non dobbiamo dargli le spalle, no? Ma possiamo, come dire, amarla, capirla, vedere che ci sono le golene, vedere è meraviglioso, stupendo. E la gente capisce, ritorna lì dentro. Senti, in realtà questo però è un grande progetto di mobilità sostenibile, un modo diverso, migliore di spostarsi da una parte all'altra. Devo dire che in questi tempi di isolamento, di distanziamento sociale, in cui i mezzi pubblici iniziano a essere, come dire, sotto attacco, la gente torna alle auto individuali, ecco, forse dovremmo riflettere sul fatto che c'è l'occasione magari di non tornare indietro di 20 o 30 anni alla macchina tutti quanti inscatolati, ma forse di pensare a qualcosa di differente. Obbligatorio pensare a qualcosa di differente. Se torniamo indietro, beh, insomma, perdiamo occasioni che già faticosamente in questo paese conquistiamo, quindi è come se scivoliamo continuamente nella curva a sacco, rimaniamo impigliati lì dentro, no? In realtà noi dobbiamo salire, chiaro che infatti anche con Vento noi, come dire, è vero che, come dire, bicicletta, piedi, uguale mobilità sostenibile, però noi ci teniamo molto sempre a dire che è un progetto di vita sostenibile. Cioè di vita sostenibile. È un altro modello di sviluppo, che è quello di fare una vacanza in modo diverso, lentamente, ma non lentamente perché, anche se oggi, detto tra noi, secondo me in molti sarebbero pronti a tornare indietro nel tempo e sottoscrivere la decrescita felice piuttosto che lo schianto felice, va bene, come alcuni pensano, pensate che roba, lo schianto infelice. Vabbè, detto questo, l'idea è esattamente quello di immaginare che un nostro modo diverso di stare nei luoghi, ma anche di quelli che abitano in quei luoghi, che si vedono passare voglio che si vedano passare da questi ciclisti, camminatori, è chiaro che vedono un flusso che porterà loro economie. Ora, non apporterà delle economie pazzesche, ma giusto per vivere dignitosamente loro, la loro famiglia e il loro futuro. Questo è poi importantissimo, soprattutto per quei comuni, quelle piccole aree, che poi non sono tanto piccole, tanto poche in Italia,
dove noi non abbiamo nessun progetto, ci siamo concentrati per anni nelle città, e oggi le città, come vedete, sono in ginocchio, tutto sommato forse i piccoli paesi se la stanno cavando meglio, e questo è molto importante, perché, come dire, e tornando alla domanda, non dobbiamo fare passi indietro, nel senso che dobbiamo in questo momento sviluppare tutte le potenzialità che abbiamo per muoverci in modo sostenibile, fare cose sostenibili. Facciamo degli esempi da questo punto di vista, perché effettivamente da una parte siamo tutti in casa e tutti stanchi di questa situazione, però tempo per riflettere ne abbiamo tanto, al tempo stesso ci stiamo dicendo non possiamo, una volta che avremo liberi tutti, fare quello che abbiamo fatto finora, le cose cambieranno. Allora ci sono alcune attenzioni che dovremmo avere per evitare che appunto le scelte che verranno fatte anche a causa dell'emergenza non siano un passo indietro, ma dei passi in avanti, cioè in qualche modo potremmo cogliere questa come un'occasione veramente di fare qualcosa di buono, o non ce la faremo? No, io, come dire, dobbiamo essere positivi, è chiaro che se ce la faremo o non ce la faremo, questa volta dipenderà da noi, non è che deve dipendere sempre da qualcosa fuori da noi. Come vedete, quando dipende da qualcosa fuori da noi non arrivano delle buone cose, quindi dipende da noi. Quindi è chiaro che noi abbiamo oggi, rispetto a 30 anni fa, a 40 anni fa, abbiamo anche concettualizzato alcune questioni. Cioè, la sostenibilità è una questione che noi abbiamo concettualizzato oggi, ce l'abbiamo lì. Si tratta di usarla, di metterla in pratica. Se invece tiriamo il freno a mano e facciamo un'inversione U e torniamo indietro e ci rimettiamo a usare la macchina perché abbiamo paura del vicino, ci rimettiamo a fare le peggio cose, questo non va bene. O immaginiamo anche su dei territori fragili come lungo il Po, lungo i fiumi, di replicare modelli turistici, faccio per dire, molto erosivi, molto dissipativi, allora rischiamo di fare dei danni, giganteschi danni. Insomma, è chiaro che questo pugno nello stomaco che ci è arrivato non solo ci dovrebbe far vomitare, scusate l'immagine, però almeno così magari rimane un po' chiara, non solo ci deve far vomitare tutto quello che fino a ieri ci ha fatto schiantare, perché questo è il gioco da fare, come con i bambini, insomma, butta fuori quella roba lì, riprendi fiato e adesso guarda le cose in modo diverso. Secondo me è questa roba qui. Ora, siamo sulle spalle di giganti, abbiamo l'economia civile, abbiamo l'economia circolare, abbiamo l'economia fondamentale, abbiamo i keynesiani. L'altro giorno rileggevo Federico Caffè, che è dimenticato da tutti, no? Che ci dicevano come poteva essere l'Italia, Luciano Gallino, insomma, ecco, possiamo mettersi le loro spalle e capire cosa fare. Se invece scegliamo la borsa, non so, se scegliamo la finanza speculativa come è stata, no, ahimè, credo che sarà molto dura, ecco. Senti, in tema di pianificazione urbanistica, ma è ragionevole pensare che potrebbe esserci anche, non dico un'inversione di tendenza, però effettivamente un rallentamento dello spopolamento delle aree più interne verso la città e magari a questo punto, dati anche oggettivi bisogni di distanziamento e nuovi strumenti o perlomeno strumenti che si stanno affermando di lavoro a distanza, sarebbe auspicabile o addirittura potremmo vedere gente che se ne esce dalla città. Ripopola un po' zone che si stavano svuotando in un futuro più lontano. Ma io credo che, se volete, anche una sfida del progetto Vento, lungo Po, dobbiamo ripensare il lavoro. La sfida è quella. È chiaro che oggi noi abbiamo, sino ad oggi abbiamo pensato il lavoro nelle città, fondamentalmente, no? Quindi le città erano, i nostri sindaci che dicono no, la città X non si ferma, la città Y non si ferma, la città va avanti, un po' così, un po' muscolare. In realtà va ripensato il lavoro, anche, come dire, dilatando la gamma dei lavori. Pensate a quante agricolture noi potremmo fare e ci siamo invece incaponiti di farne una sola, quella intensiva, di fatto, e tutto il resto è una nicchia. Quanti turismi potremmo fare e ci siamo incaponati a farne uno solo, quello super intensivo. Ora, è chiaro che, a mio modo di vedere, la sostenibilità, e se volete anche queste lentezze, come dire, possono essere una grande occasione per diversificare. Immaginare che ci sono dopodomani delle nuove economie, che magari sono fatte anche di piccole situazioni di accoglienza, di ristorazione, nei piccoli comuni, però è chiaro che dopo dobbiamo anche costruire concettualmente
ovvero convincere i cittadini che è bello camminare e pedalare per una settimana. Quindi ci vuole anche una proposta culturale, concettuale, no? Anche oggi noi sentiamo tutto sui medici e sui virologi, siamo tutti diventati un po' virologi tutti noi, però se ci pensate ancora mancano delle proposizioni culturali, concettuali su come vorremmo che fosse il domani. E questo è importante, perché se la gente non dice che la sobrietà è bella, se la gente non dice che aprire un bed and breakfast per un giovane è bello, se invece continua a dire che è bello fare lo so, un lavoro super manager in una, no, allora devi stare a Milano al 48esimo piano di non so che cosa e stai lì, è fine delle trasmissioni. Non può essere solamente quello. Quindi oggi noi dovremmo, secondo me, guardare in modo dilatato, come dire, lo spettro che abbiamo davanti, lavorare molto sulla bellezza che noi abbiamo, perché veramente questo è un tema gigantesco che abbiamo trascurato, e lì inventarsi del lavoro, che è bello, perché mai come in questi giorni che siamo chiusi in casa, tutti noi vorremmo stare all'aria aperta. Pensate quanto lavoro all'aria aperta che si può fare, quanto lavoro. Senti, ti sfido su un altro argomento che è quello della casa. Siamo tutti chiusi in casa e sono diventati i nostri luoghi appunto di lavoro, stiamo con le famiglie, ci passiamo il nostro tempo. Per qualcuno va bene, se è più fortunato, ha un bel balcone, un terrazzo, può godere di qualche metro quadro e magari fa smart working, per altri invece è un po' una condanna, un piccolo appartamento di periferia senza poter lavorare perché il suo lavoro non è quello. Allora ti chiedo se e come. Da docente universitario, forse dovremmo anche iniziare a ripensare la casa, o dal punto di vista proprio architettonico, mi viene da dire, o forse anche un ripensamento del diritto. Siamo un po' troppo affidati al mercato, probabilmente immobiliare. Adesso dovremmo un po' ripensare al fatto che le case sono non solo il posto dove andiamo a dormire, ma effettivamente un luogo di vita. Questo è un tema gigantesco. Chiaro che da un lato c'è sicuramente, come dire, la formula immobiliare che ci ha stritolato, ci ha proposto dei moduli assurdi, non ha aiutato le fasce più deboli, bla bla bla. Tanti miei colleghi che studiano questo. Dall'altro, io credo che oggi un'altra delle sfide che io sento molto è che oggi dobbiamo forse sempre più spostarci verso un'idea che la casa non è solamente l'appartamento. Ma la casa è l'appartamento, gli spazi condominiali che ancora non si possono usare, non andare giù in cortile, disturbi, ma perché? E magari anzi, i lotti che noi abbiamo straordinariamente con all'interno dei cortili tutti segmentati, frantumati, interclusi, potrebbero abbattendo quei setti, quelle stupide confini, potrebbero diventare dei mini spazi molto più agevoli, molto più utilizzabili, molto più come dire, di salute, quante persone oggi potrebbero goderne, quindi anche questo potrebbe essere un grande lavoro da fare. E dall'altro la città pubblica, gli spazi della città pubblica, quindi mai come oggi noi dovremmo capire a livello urbanistico che Milano deve triplicare i suoi spazi verdi, deve triplicare le sue piazze, deve sgombrarle dalle auto, e così anche tante altre città, intendiamoci. Perché noi dobbiamo probabilmente domani, ancora più che oggi, dilatare lo spazio dell'abitazione da una cultura strettamente di interni a una cultura strettamente di interni ed esterni, insomma. Questo è importante. Perché oggi tutti noi, appena usciamo a fare la spesa, è diventata, come dire, se ci pensate, straordinariamente la grande gita fuori porta Eh fare la certo. spesa. La porta è il mio appartamento, la gita fuori porta. Anzi, io vado 3-4 volte a fare la spesa. Allora, tutto questo dobbiamo, come dire, concettualizzarlo e capire che il progetto futuro è un progetto di città pubblica, è un progetto di casa che non può essere solamente 50 metri quadri, perché davvero molta gente sta soffrendo. Non è possibile questa cosa. Avremmo delle soluzioni di conforto a basso costo a portata di mano. Ecco. Chiaro che dobbiamo anche lavorare sulla conflittualità, sulla capacità delle persone di ridurre la conflittualità. Tra l'altro, leggevo in questi giorni, perché sto lavorando un libro sulla lentezza, leggevo in questi giorni un bellissimo libro, un meraviglioso, di cui ho fatto la recensione anche, che è questo, Un altro mondo è possibile di Marc Augé, a proposito di case, di luoghi.
E lui dice una cosa bellissima, dice che alla fine noi, cioè, guardate, vediamo se lo trovo, dice proprio questa cosa i luoghi sono in realtà il coagulo delle relazioni, cioè noi senza luoghi vivremo, moriremo, e dice la vita sociale reale ha bisogno del tempo e dello spazio, che sono la materia prima delle relazioni stabilite, pensate, rappresentate tra l'uno e l'altro, tra l'uno e gli altri, tra gli uni e gli altri. Allora è evidente che noi parliamo di casa, ma dobbiamo parlare di luoghi fondamentalmente, perché se togliamo i luoghi alla gente muore, la gente muore. E alla fine chiudo come chiude Marco Augé, che a me piace molto, tu lo sai benissimo, e come si fa sta roba qua? Si fa non solo, come dire, lavorando di uncinetto architetture, ingegnerie urbanistiche, non solo così, ma si fa culturalmente, quindi bisogna lavorare anche sulla scuola, sull'istruzione, su quel mondo che rende la gente consapevole di saper che cosa chiedere e di cosa essere felici. Questa roba non è da poco, eh. Di cosa siamo felici? Di avere 5 cellulari, ma come vedete non serve a niente in questo momento, se non essere tracciati un po' di più. Non serve questo, serve riconquistare una consapevolezza, una felicità di avere dei luoghi. Wow, che bello! E così anche lungo vento. Cioè, quando pedaliamo, infiliamo un luogo dietro l'altro ed è tutto un luogo, è il luogo dei luoghi. La gente capisce questa cosa e capisce che aveva vissuto sino all'altro ieri in 4 metri quadri e dietro casa ne aveva 400 di metri quadri. Wow! Però c'è bisogno sempre di qualcuno che ce lo dica, ovvero che insegni questa cosa. Senti, uno dei tuoi ambiti di ricerca all'università è quello della cementificazione, hai scritto molti saggi, molti libri, hai girato l'Italia a raccontare del problema, della tematica, delle responsabilità e anche delle soluzioni. Ho il timore che nella paura di un PIL che precipita in questo paese, allora ci sia la rincorsa a, come dire, a una specie di liberi tutti e quello su cui un po' si sta facendo cultura e sostenibilità lasci il passo all'emergenza e quindi, come già si sente, si torni a puntare su vecchi modelli economici, uno fra tutti, cementifichiamo e costruiamo laddove possibile. Riusciremo a uscire da questa trappola che ci riporterà in realtà al punto di partenza o la dobbiamo guardarla all'orizzonte, i famosi 2 o 3 metri quadri al secondo? 2 metri quadri al secondo. Di nuovo, per agire bisogna volere. Allora, è chiaro che in questo momento la ricetta facile di chi non ha molte idee, perché non le ha elaborate, bisogna elaborare le idee, non è che nascono sotto i cavoli le idee arrivano perché uno studia, ci pensa, si confronta, non è banale, si impegna, bla bla. Se uno invece non è tutto questo e pensa di trovare le idee sotto i cavoli trova le betoniere, ecco, e quindi facilmente dice, wow, facciamo il condono, le semplificazioni, scusate, adesso non si chiamano condoni, si chiamano semplificazioni. No, anche no. Cioè, questa roba qui è chiaro che è lo scivolone più facile da fare, perché se c'è un problema di tutte le società è che ognuno cerca di proporre quello che già sa fare, e capirai, che novità. Però questo è il difetto di tutti noi, in fondo. Chiaro che invece dobbiamo, riprendendo un vecchio concetto di Antonio Cederna, riuscire a far capire a questo meraviglioso paese che col suo ambiente, il suo paesaggio, la sua natura si lavora. Va bene, si lavora. E se ci pensate, come dire, col nostro patrimonio artistico, che è di millenni, guarda quanta gente ci lavora da millenni. Ecco, non c'è una sola villetta che è stata costruita nell'epoca attuale, che è capace di far lavorare per millenni persone. Allora io dico, abbiamo lì delle cose straordinarie. Chiaro che nel momento in cui ci andiamo a lavorare, dobbiamo oggi lavorare con una capacità, una sostenibilità, un'attenzione è nuova, ma io non mi spaventerei di questo. C'è da fare questo e non più da fare il resto. Quindi, che su questo io sono molto, se volete dire radicale, dite radicale, secondo me radicale è anche una bella parola, radici, quelle robe lì. Però è chiaro che nel futuro, e oggi è un punto di snodo, nel futuro non può starci tutto quello che sta nel passato. Quindi noi dobbiamo buttare giù dalla torre alcune cose, c'è poco da fare. E decidere di tenere su delle altre a cui dargli il beneficio della prima fila. Ecco. Quindi è chiaro che oggi nei parchi noi dovremmo proporre
poter essere capaci di produrre lavoro. È chiaro che in questo momento noi stiamo raccogliendo i volontari per fare le guide ai patrimoni italiani, volontari, ma che volontari? Ai volontari facciamogli fare, facciamo il giro, si cambia. Ai volontari li facciamo progettare le autostrade che non ci servono più. E invece ai volontari li paghiamo, i giovani nostri che studiano beni culturali, hanno una volontà pazzesca, e li paghiamo e li facciamo raccontare la stellata di Bondeno in provincia di Ferrara, gli facciamo raccontare pagandoli la Abbazia del Polirone a San Benedetto Po, piuttosto che l'antica Riseria a Fontanetto Po, così ho citato tre posti lungo il Po, lungo l'acqua, per dire, dove io incontro sempre persone volontarie. Questo paese è pazzesco, ha un patrimonio pazzesco, no? E noi nessuno parla di questo, tutti parlano di condoni, di riaccendere betoniere. Bisogna pensare a nuove economie. Se vogliamo riaccendere betoniere va benissimo per recuperare quello che abbiamo. C'è una valangata di roba da recuperare, una valangata di immobili, di metri cubi da recuperare. Sapete, le case dell'acqua, di tutti i consorzi irrigui che ci sono lungo il Po, ma voi non avete idea. Cioè, perché dovete sapere che una volta tutte le prese d'acqua, i canali, c'è una storia di canali che prendono acqua dal Po, la gettano in Po, è meraviglioso. C'era una guardiania. Per ognuno di questi oggetti c'era una guardiania con la sua casa, che era una casa dignitosa, era una bella casa, una bella villetta. Queste belle villette, questi edifici, oggi sono tutti abbandonati, la maggior parte di loro sono tutti abbandonati, potrebbero diventare tutti ostelli. Pensate che quanto lavoro. Allora, io lì dico, riaccendiamo le betoniere, mettiamo a posto malta, intonaci, bla bla bla, rifacciamo questo, chiamiamo gli architetti, paghiamoli, mettiamo dei soldi su quelle. Prendiamo un pezzo di Corona Bond e mettiamole su queste cose. Se noi prendiamo i Corona Bond e li rimettiamo sulle cose di prima, ma signori miei, dopo domani il prossimo virus, anche un po' zoppicante, un po' meno forte, ci fregherà lo stesso. Cioè, capite? Cioè, dobbiamo immaginare cose nuove. Ottimo. Grazie Paolo Pileri davvero per questo tempo che ci hai dedicato. Ecco, la bicicletta. Ragazzi. Perché mi avevi chiesto cos'è quella bici. Quella bici è una bicicletta eroica. Non solo perché ci ho fatto due volte l'eroica, ecco, eroica anche perché trovate in una cantina, o meglio, mio zio è morto alcuni anni fa, mia zia mi ha detto, guarda che in cantina ci sono delle biciclette, so che a te piacciono le bici, vammela prendere. Io ho visto questa bicicletta pazzesca, che è una rarità, perché è una ciucca, una roba del ciucca, non so mai come pronunciarlo, San Cristobal del 77, fatta in pochissimi esemplari, che non ho capito perché mio zio avesse, non si capisce per quale motivo, qui ha anche un valore. Mia zia ha preteso che io me la portassi via. Quindi io ci ho fatto due eroiche, adesso l'ho messa lì perché in cantina si rovina un pochino, un po' di umidità. Per dire, anche lì il restauro delle bici, pensate quanto lavoro si potrebbe fare. Bene, grazie Paolo Pileri davvero per questo tempo. Spero ci vedremo presto anche di persona. Assolutamente. Magari.